arrivati in fondo a una grande maratona, chiamiamola così, quella di un mese e mezzo tutto dedicato allo sport qua a Siena, grazie a questa iniziativa inventata proprio dall'assessore allo sport Leonardo Tafani, che da qualche anno ha trasformato Siena in una cittadella dello sport per un mese e mezzo l'anno. L'ultimo fine settimana è stato un po' penalizzato dal cattivo tempo, ma comunque spero che si siano divertiti anche se bagnati. Senz'altro, io ho avuto modo di andare a visitare vari eventi durante il fine settimana e soprattutto la domenica, che avevamo il Nordic Walking, l'escursione in mountain bike, la finestra di non pioggia dalle 9 a mezzogiorno, poi alla fine ha permesso a tutti di partecipare agli eventi senza particolare documento, per cui quelli del Nordic hanno fatto i loro 12 km, sono arrivati in Piazza del Campo dove li accoglieva tra l'altro anche la festa del cioccolato, per cui il meritato ristoro con del buon cioccolato senza appunto prendere acqua, quindi siamo stati fortunati. Inoltre avevamo, per fortuna sempre, alcuni impegni a indoor, l'evento sui pattini e quello solidale di inclusione sociale, diciamo, con la, esatto, di nuoto alla piscina dell'acqua calda, dove avevamo il Siena Nuoto, le bollicine, il laboratorio e l'associazione Siena Down, che insieme avevano creato questo evento di solidarietà e che appunto per fortuna al chiuso non risentiva delle problematiche meteorologiche. Comincerei da quella che ci crea meno problemi di previsioni meteo, perché si tratta di un convegno molto importante dove a parlare ci saranno tanti personaggi di spicco del mondo sportivo. Assolutamente sì, sulla storia dello sport. Cominceremo dal venerdì, questo fine settimana, e sarà un importante e interessante appuntamento proprio perché, come sottolineo tutte le volte, l'intendimento di base di Sport Weekend è quello di non avere solo eventi per sportivi e di un tipo solo, cioè abbiamo avuto dai professionisti agli amatori fino alla formazione, quindi la cultura, la storia, l'integrazione sociale, anche il divertimento, e qui penso agli Spritz Bike che hanno organizzato il giro in mountain bike della settimana scorsa, e quindi anche appunto cultura e formazione. E questo è un interessante convegno che avrà luogo in Palazzo Piccolomini e presso i Rozzi la giornata di sabato, dove appunto si ripercorreranno alcune tappe fondamentali della storia dello sport con dei focus ovviamente senesi in particolare. Il sabato e la domenica, dove le previsioni al momento non sono un granché, e quindi vedremo se il baseball in strada, l'atletica leggera in Piazza del Campo e la domenica la passeggiata a cavallo si potranno comunque fare, si potranno fare anche sotto la pioggia. Allora, ad ora sicuramente non saranno procrastinabili e rinviabili l'evento a cavallo sulla Pietra Serena e l'evento di duathlon, un evento che appunto sul quale sono molto rammaricato qualora non dovesse avere una riuscita ottimale, perché è un evento sul quale... Gli atleti del duathlon non temono la pioggia. È vero, come ho sempre detto, un po' di masochismo negli sportivi veri c'è, per cui sicuramente si presenteranno lo stesso, però quella appunto è una gara sulla quale abbiamo molto puntato, è stata inserita quest'anno nel ranking nazionale, quindi fa parte del campionato italiano, per cui non è ovviamente rinviabile rispetto alla data ormai messa a calendario. Ci aspettiamo comunque una partecipazione numerosa e di eccelsa qualità. Chiaramente rischia di perdere in spettacolarità l'evento, tuttavia avrà senz'altro luogo, quindi sono invitati chi è interessato a vedere l'evento a partecipare nella giornata di domenica. Domenica c'è anche la campestre dentro le mura, che farà anche l'assessore, scommetto. No,
Trano? No, quest'anno li voglio vivere tutti nel backstage, siccome è l'ultimo anno di mandato, me li voglio vivere tutti nel backstage questi eventi. E infatti volevo proprio chiudere con questo, giusto una battuta su Velocissimi e il Salto in Alto, i due eventi di atletica leggera del sabato. Chiaramente la pista in tartan, la pista che viene montata in sintetico, qualora piovesse rischia di essere scivolosa, quindi su quello qualche riserva purtroppo c'è, vista la situazione meteo, perché i bambini delle scuole che vengono coinvolti, ecco, non possiamo certo rischiare di fargli fare male per portare avanti l'evento, ma non vorrei essere nei panni di chi farà la campestra in giraffa, come appunto stavi dicendo, Viola, perché troveranno sicuramente un terreno allentato, visto che sabato sicuramente piove, o prima o dopo, ma pioverà anche in maniera importante. Quindi auguri a tutti quelli, a tutti coloro che la domenica riusciranno a cimentarsi in un percorso che già è duro quando il tempo è buono. Mi immagino quando la situazione sarà particolarmente pesante e fangosa. La pioggia la temono poco, vediamo se ammazzano i cavalieri, sfileranno lo stesso anche se piove. Senz'altro sì, l'evento ormai anche quella è un evento che ha caratterizzato tutte le 5 edizioni di Sport Weekend, c'è, ci sarà, per sempre il medesimo giro, ingresso da Porta Camollia, poi passeranno su al Duomo fino ad arrivare in Piazza del Campo per poi finire il giro all'Orto dei Pecci. Quindi sì, ci sarà grande spettacolo anche lì con le carrozze, con i bambini disabili, per cui la possibilità per tutti di partecipare. E il finale, il gran finale, ti anticipo, che è quello a teatro, che è alle 18.30, dove tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, alle 18.30 di domenica 18, al Teatro dei Rinnovati, dove avremo un'interpretazione, passatemi il termine, ginnica, artistica, della vita di Santa Caterina. Quindi anche qui di nuovo una contaminazione tra quella che è arte, cultura, storia e sport, per cui i ragazzi del liceo sportivo coordinati da Beatrice Vannoni e le ragazze della ginnastica acrobatica e artistica sul palco dei Rinnovati per una rappresentazione molto molto spettacolare e senz'altro molto impegnativa per loro, però con l'invito a tutti a partecipare. Quanto è importante Siena Sport Weekend in vista di questa candidatura di Siena capitale dello sport, città dello sport? Allora, penso molto, perché il fatto di avere comunque un calendario denso di piccoli e grandi eventi, perché ricordiamoci poi l'evento di richiamo alla strade bianche, per capirsi, l'evento di livello mondiale è uno, ma non è quello che mi fa cambiare la cultura di una città, e la candidatura a città europea dello sport non guarda allo sport professionistico o allo sport business, guarda quanto una città è permeabile alla cultura sportiva, alla cultura del benessere, alla cultura di una vita sana, che è quella che, diciamo, è stato anche un po' il messaggio che ho cercato di mandare in questi 5 anni, dove chiaramente ogni cittadino che fa un minimo di attività, infatti non parlerei nemmeno di sport quanto di attività ginnica, di attività motoria, fa un bene a se stesso e alla collettività, perché quelli sono gli effetti benefici dell'attività ginnica e dell'attività motoria sul corpo, sono evidenti, e lo sono anche sulla società, si pensi a risparmi per il sistema sanitario nazionale. Ecco, quindi pensare a se stessi è anche un po' pensare agli altri, e sono contento, e senz'altro la commissione che valuterà Siena per la candidatura per il 2020 terrà conto tanto anche di questa serie di piccoli grandi eventi, non solo quelli che hanno costellato Siena Sport Weekend in questi 5 anni, ma anche tutti quelli che escono da questo calendario. Mi viene in mente Sport in Piazza, dove coinvolgiamo tutte le associazioni attraverso il CONI, tutte le associazioni del territorio, della città, per andare a riempire le piazze di bambini che fanno sport, così gli sport fanno promozione di se stessi, ma riescono anche a catalizzare più attenzione e magari qualche cittadino in più o qualche bambino in più, invece di stare a giocare con la PlayStation, si cimenta nello sport giusto per lui. Mi viene in mente il judo in piazza, mi viene in mente lo yoga in fortezza e via tante altre piccole grandi iniziative, però spero abbiano creato questo corollario che ci possa permettere di vincere questa sfida.
Quando sapremo se abbiamo vinto la sfida o no? In autunno. Non in questa amministrazione, ma la commissione verrà appunto nei prossimi giorni e sono date indicative, però ecco, dovrebbe essere ottobre, se ho ben capito, ottobre-novembre. Ottobre-novembre, quindi e la commissione quando arriverà? La commissione in questi giorni, sarà presente in città durante il prossimo fine settimana. Anzi, Viola, ti ringrazio di avermi fatto questa domanda, sarà presente e... Ai noi avrei preferito magari un fine settimana più clemente anche per questo, perché avremmo potuto mostrare tutte le potenzialità degli eventi, ma loro gireranno anche i vari impianti per rendersi un po' conto di quella che è la situazione di impiantistica, parleranno con il CONI, incontreranno alcune associazioni e giustamente dovranno farsi un'idea di quello che è la cultura sportiva della città.